Dopo aver fatto tanti documentari, mi sono messo a fare un documentario, un video, nel 2003-2004 su Santa Gemma, anzi sul monastero di Santa Gemma. Non solo per far conoscere la storia di Santa Gemma, ma anche e soprattutto per rispondere alle tante domande che la gente, compreso me stesso, ma cosa fanno le suore di clausura? Come le passano le giornate? E naturalmente non è stata una cosa semplice perché io ho dovuto fare tanti viaggi al monastero, parlare con la Madre Superiora, alla quale naturalmente la clausura non si poteva entrare, eccetera. E piano piano andare oggi, poi fra una settimana, darci domani, portando naturalmente il testo se andava bene, eccetera. Piano piano poi naturalmente l'ho convinta a poter fare delle riprese all'interno della clausura, cioè all'interno del monastero. Ecco, questo documentario qui, che è un documentario, diciamo, che ha qualche anno, spiega non soltanto la vita di Santa Gemma, una grande santa, ma anche e soprattutto la vita che fanno le suore di clausura, una vita di preghiera, una vita di contemplazione. E naturalmente della vita naturalmente di Santa Gemma, come ho detto, ma anche della storia, come mai è nato questo monastero. Perché ricordatevi sempre che questo monastero non l'hanno voluto gli uomini, ma l'ha voluto Dio, espressamente Dio. Le ha detto a Santa Gemma, di a tuo padre, al tuo papà, che era il suo confessore, che voglio che si costruisca un monastero a Lucca. E poi piano piano la realtà la vediamo anche stasera sul filmato. La Chiesa ha riconosciuto la santità di Gemma, elevandola agli onori degli altari. Il 14 maggio 1933 viene dichiarata beata. E il 2 giugno 1940 viene riconosciuta santa. Gemma nasce il 12 marzo 1878 a Borgo Nuovo, una piccola frazione del paese di Camigliano, situato a circa 7 chilometri dalla città di Lucca. Ben presto la famiglia si trasferisce a Lucca, dove Gemma frequenta le scuole delle suore oblate dello Spirito Santo, chiamate comunemente zitine, e ha come maestra la loro stessa fondatrice, la beata Elena Guerra. Nonostante la sua giovane età, dedica ogni giorno molte ore alla preghiera e nutre un amore appassionato per il crocifisso, tanto che lei stessa dichiara che cresceva sempre di più in lei il desiderio di poter aiutare Gesù nei suoi dolori. Aveva 8 anni quando muore la mamma, la signora Aurelia Landi. È l'inizio di una serie di lutti e malattie che mettono a dura prova la forza spirituale di Gemma, ma la sua fede, il suo amore per Gesù la sostengono e la confortano. Un secondo evento doloroso è la morte del fratello Gino, avviato al sacerdozio, verso il quale Gemma nutriva un grande affetto nell'affinità delle stesse aspirazioni. Nel 1897, dopo una lunga e dolorosa malattia, muore anche il padre e fu l'inizio di un periodo di dolorosa indigenza per la famiglia Galgani. Gemma aveva 19 anni e va a vivere per un certo periodo a Camaiore presso una zia. Nonostante il suo abituale riserbo, è notata e chiesta in sposa da un giovane del luogo, ma lei rifiuta perché vuole essere tutta di Gesù.
Ritorna a Lucca e va ad abitare assieme ai suoi tre fratelli e alle due sorelle nel popolare quartiere di Via del Biscione presso le zie paterne, Elena ed Elisa. Nell'estate del 1899 Gemma si ammala gravemente. Trascorre le giornate nella sofferenza e nella preghiera, confortata dalle apparizioni di Gabriele dell'Addolorata Passionista, che ha per lei parole di incoraggiamento e di conforto. Al termine di una novena in onore della beata Margherita Maria Lacocque, Gemma guarisce miracolosamente. La chiamano in città la ragazzina della grazia. Il suo più grande desiderio è quello di poter vivere la vita claustrale. Fa diversi tentativi, rivolgendosi a diversi ordini religiosi, ma viene sempre respinta. Ogni volta le vengono obiettate due ragioni: la salute malferma e la mancanza di dote. Seppe che esistevano a Corneto, presso Tarquinia, le claustrali passioniste, ma anche da esse non viene accolta. «Viva non mi ci vogliono», disse un giorno ad una sua zia, «ma da morta mi cercheranno». E come aveva predetto, oggi le sue spoglie mortali sono custodite proprio dalle monache passioniste nel santuario di Lucca a lei dedicato. Gemma è sempre stata passionista nel desiderio e nel cuore, e fino al termine della sua breve esistenza terrena ha sempre cercato di imitare il genere di vita orante e penitenziale delle figlie della Passione, pur non avendo potuto indossarne l'abito. Una sera di aprile, mentre si trovava nella sua cameretta, le apparve Gesù crocifisso, con le piaghe aperte, che le disse: «Vedi questa croce, queste spine, questi chiodi, queste lividure, questi squarci, queste piaghe, questo sangue. Sono tutte opere di amore e di amore infinito. Vedi sino a qual segno io t'ho amata. Mi vuoi amare davvero? Impara prima a soffrire. Il soffrire insegna ad amare». La sera dell'8 giugno 1899, vigilia della festa del Sacro Cuore, Gemma percepisce in maniera più straordinaria del solito un dolore straziante dei suoi peccati e del desiderio di espiarli. In estasi si trova di fronte il suo angelo custode e la Madonna, che l'avverte che Gesù sta per farle una grazia grandissima. Subito le appare Gesù con tutte le ferite aperte, da cui escono fiamme di fuoco che penetrano le mani, i piedi e il cuore di Gemma. Gemma si sente morire, ma la Madonna la sorregge e la copre col suo manto. Dopo parecchie ore si ritrova in ginocchio mentre il sangue fuoriesce dalle ferite che si erano prodotte sulle mani, sui piedi e sul cuore. Cercò di coprirle come meglio poté e con l'aiuto dell'angelo riuscì a salire sul letto. Questo straordinario evento continuò a ripetersi ogni settimana, dalle 8 di sera del giovedì fino alle ore 3 pomeridiane del venerdì. Oggi questa casa è stata trasformata in un oratorio, il piccolo santuario delle Stigmate. Qui sono custoditi oggetti e ricordi di Gemma e della sua famiglia. Nella cameretta della Santa si venerano alcune reliquie e il devoto crocifisso di casa Galgani, pregiata scultura del Seicento. Sulle pareti vi sono foto e nella stanza che una volta fungeva da sala da pranzo si trovano un abito e la mantella lunga di Gemma. In un angolo il busto di ferro che la dovette portare in seguito alla grave malattia. In un'angoliera vetrina, indumenti di Gemma e un povero e logoro scendiletto. In un'altra sala attigua vi si ammira il bellissimo tappeto ricamato interamente da lei, il suo cappellino nero, l'orologio,
una cassetta per lettere e altre foto. Intorno al fenomeno delle sue stimmate vennero a crearsi delle prese di posizioni molto contrastanti fra il clero di Lucca. Alcuni sostenevano l'autenticità delle stimmate, altri invece, diffidenti e critici, dubitavano della loro provenienza divina e parlavano di mistificazione, isterismo e autosuggestione. Gemma è sola, timida e senza appoggio. A chi può confidare tutto ciò che le sta accadendo? Si rivolge a Gesù, che le fa vedere, durante un'estasi, la figura del passionista, Padre Germano. Quel sacerdote sarà il tuo direttore, sarà quello che conoscerà in te l'opera infinita della mia misericordia. Durante un ciclo di preghiere dedicato al cuore di Gesù nella chiesa di San Martino, Gemma conosce la signora Cecilia Giannini, che la invita ad andare nella sua casa. I Giannini erano una famiglia di profondo impegno religioso e forte era il loro legame con i padri passionisti, i quali si fermavano presso di loro durante lo svolgimento del loro ministero a Lucca. Matteo Giannini, il capo famiglia, essendo venuto a conoscenza delle condizioni di indigenza in cui viveva Gemma, decise di ospitarla definitivamente all'interno della sua casa. Siamo nel 1900 e Gemma fu accolta più come una figlia e sorella che come un'estranea verso cui fare un'opera di carità. Gemma si adattò ai ritmi e all'ambiente di casa Giannini, aveva il compito di aiutare i bambini piccoli a fare i compiti e collaborava fattivamente al buon andamento della casa. Si affezionò moltissimo alla signora Cecilia, che chiamava zia, la quale, su richiesta prima di Monsignor Volpi e poi anche di Padre Germano, vigilava su di lei affinché le sue straordinarie esperienze mistiche non divenissero oggetto di curiosità per gli altri e riferiva loro tutto quello che notava e succedeva a Gemma. Ogni mattina Gemma andava con zia Cecilia alla messa, il più delle volte nella piccola chiesa di Santa Maria della Rosa, vicino a casa, per ricevere la comunione o, come lei diceva, partecipare alla festa dell'amore di Gesù. Il processo di trasformazione divina dell'interiorità e di tutta la vita della nostra santa fu tale che essa visse un'esperienza assolutamente unica e straordinaria di contatti e rapporti con le presenze soprannaturali buone e cattive. Le sue prove dolorose ebbero piena attuazione anche con i frequentissimi incontri, scontri con il demonio, che erano un'ordinaria presenza nella vita di Santa Gemma. Gli apparivano in tutte le forme ed usavano ogni genere di violenze nei suoi confronti. Zia Cecilia testimoniò che il diavolo frequentemente l'aspettava in camera la sera sotto forma di cani, gatti mostruosi e di uomini spaventosi. Un giorno il demonio le sottrasse il diario che, seguendo le indicazioni del suo direttore spirituale, stava scrivendo e furono necessari gli esorcismi di Padre Germano per indurlo alla restituzione. Straordinario è stato il rapporto che Gemma aveva con gli angeli ed in particolare con il suo angelo custode. Ne aveva costantemente la visione e conversava con lui con la stessa disinvoltura con cui si discute con un amico. L'angelo custode l'aiutava, ad esempio, a svestirsi dopo che veniva picchiata dal demonio e portava a Padre Germano a Roma le lettere che le scriveva. Un giorno Cecilia Giannini, d'accordo con Padre Germano, fece la prova di mettere una lettera in un cassetto chiuso a chiave, ma il giorno stesso quella stessa lettera arrivò a Roma sulla scrivania di Padre Germano. Il 21 settembre 1902 Gemma ebbe la prima emottisi
e il 24 gennaio 1903, per motivi di prudenza e temendo il contagio, venne trasferita in una casa di Via della Rosa, prospiciente il cortile della famiglia Giannini. Le sue sofferenze sono inaudite e il demonio continua a torturarla. L'11 aprile 1903, sabato santo, mentre le campane delle chiese di Lucca suonano a festa per la resurrezione del Signore, Gemma prende il crocifisso tra le mani e, tenendolo all'altezza degli occhi, dice: «Vedi, oh Gesù, ora non ne posso più davvero. Sei tua volontà, pigliami». E alzando lo sguardo verso un'effigie della Madonna appesa al muro: «Mamma, raccomando l'anima mia a te. Dia Gesù che mi usi misericordia». E silenziosamente, accennando un sorriso, spirò. La vestirono con sul petto l'emblema dei passionisti, le posero il crocifisso tra le mani congiunte e la corona della nonna legata al polso. Era bella come un angelo. Questa stanza, dove Gemma passò gli ultimi mesi della sua vita terrena, sperimentando le spaventose vessazioni diaboliche e la dolorosa crocifissione, è stata trasformata in cappella. Sono le suore della Congregazione Missionaria Sorelle di Santa Gemma, istituto fondato da Eufemia Giannini, le custodi di questi luoghi. Eufemia Giannini ebbe la ventura nella sua prima giovinezza di vivere nella stessa casa, quella dei suoi genitori, con la santa e di goderne la conversazione, le confidenze e l'esempio. E questa casa fu scenario per oltre 3 anni di straordinari interventi di Dio nella vita di Santa Gemma Galgani. Qui, ancora oggi, tutto parla di lei. In questa casa ricevette i segni della flagellazione, della coronazione di spine, delle lacrime e del sudore di sangue. Qui le apparve la Vergine con il bambino e si trova la statuetta dell'Addolorata, caro ricordo materno, che Gemma vide lacrimare. Su questa scrivania scrisse il suo diario e le molte lettere indirizzate al suo padre spirituale. Qui si venera il grande crocifisso al quale Gemma era particolarmente affezionata. Un giorno, sentendo il desiderio di baciare la piaga del suo costato, ma trovandosi impotente ad arrivare a lui, gridò: «Gesù, datemi voi di giungervi, che ho sete del vostro sangue». E Gesù stacca il suo braccio destro dalla croce e, con un'occhiata amorosa, invita Gemma a venire a lui. E Gesù l'abbraccia. Santa Gemma occupa nella storia della cristianità una posizione di assoluto primo piano, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla passione di Gesù. Ha conosciuto quasi tutte, anche se evidentemente in misura inferiore, le sofferenze che Gesù ha provato nella sua Via Crucis. La croce era vissuta da lei sempre nella serenità e pacatezza d'animo, senza mai, tra l'altro, evidenziare all'esterno stati di angoscia o sentimenti di disperazione. La coscienza profonda di vivere quelle tremende sofferenze come scambio d'amore con Cristo è stata la vera spiegazione della sua fortezza cristiana, dono dello Spirito Santo e della sua costante serenità d'animo. La vita di Santa Gemma è tutta un poema d'amore e dolore nel crocifisso. È un esempio per tutti noi di come possa un'anima patire le pene di Gesù perché altri lo ritrovino nella rinuncia a se stessi, nella perfetta obbedienza e nella totale dedizione alla sua volontà.
Nell'attesa che apparisse qualcuno dietro la grata chiusa, mi chiedevo: come faccio a spiegare che vorrei parlare di loro, del convento, della loro vita dedicata completamente alla preghiera, al silenzio, alla penitenza? E sarò capace di parlare del senso della loro vita di clausura alle persone che vivono nel mondo? A far capire che vivere come sepolte nell'austero recinto di un monastero non è un qualcosa di inutile o addirittura, come molti pensano, di folle? La grata si aprì e nella penombra apparve la figura di una suora. Gentile e accogliente, fui colpito dall'espressione del suo volto. I suoi occhi parlavano di pace, di serenità, di fede. E tutto fu facile. La fondazione di questo monastero fu voluta dalla volontà divina e per raccontarne la storia dobbiamo andare all'anno 1875, quando nella piccola chiesa annessa al convento delle Passioniste di Tarquinia, una giovane romana, Palmira Armellini, veste l'abito delle Passioniste e prende il nome di Madre Giuseppa del Sacro Cuore. Il vescovo celebrante Monsignor Gandolfi la esorta a promettere al Signore di non rifiutarsi mai, qualora le venisse richiesto, di fondare un nuovo monastero. Questa promessa Madre Giuseppa del Sacro Cuore la custodisce gelosamente nel cuore suo, diviene il suo tormento segreto. Ma da chi e da dove deve arrivare questa richiesta, si chiedeva continuamente, e quando e come? Le vie del Signore sono infinite e imperscrutabili, e le risposte a queste domande portano nella città di Lucca. Lucca è una città particolare dove tutto è testimonianza delle glorie e degli splendori trascorsi. Ancora oggi è città compatta, tutta racchiusa dentro le sue possenti mura. Le torri maestose che si innalzano verso il cielo sono testimoni dell'antica potenza della città. Fu tappa fondamentale e obbligata della via Francigena, non solo perché occupava un posto di primo piano nella viabilità alto-medioevale, ma soprattutto per la presenza del volto santo, simulacro del Cristo sulla croce, il cui culto e la fama dei suoi miracoli si erano diffusi in tutta l'Europa. Lucca è la città delle 100 chiese, tutte bellissime e ricolme di tesori d'arte. Ma Lucca è anche la città di Santa Zita, di San Giovanni Leonardi, della beata Elena Guerra, della beata Maria Domenica Barbantini ed è soprattutto la città di Santa Gemma Galgani. Ed è a Lucca che si trova il monastero delle monache passioniste, sorto per volontà divina tramite la voce di una giovane provata dal dolore, dalla povertà e dall'incomprensione, il cui cuore arde di un amore intenso e profondo per Gesù. Si chiama Gemma Galgani, protagonista di fenomeni mistici straordinari. Parla con Gesù, con la Madonna, con gli angeli, con il beato Gabriele della Dolorata. Ha il dono delle stimmate, la grazia grandissima, come le disse Gesù. Il suo più grande desiderio è quello di vivere la vita claustrale, ma viene sempre respinta a causa della sua salute malferma. Ha nella persona del passionista padre germano di San Stanislao, residente a Roma nel convento dei Santi Giovanni e Paolo, il suo direttore spirituale con il quale intrattiene una fitta corrispondenza. E a proposito della fondazione del monastero di Lucca, Gemma scrive: «Non so da che parte incominciare. Sono più giorni che dopo la Santa Comunione Gesù si fa sentire in modo che quasi direi di non reggere e di morire. E mi parla di certe cose che mi c'è voluta la volontà di Gesù a farmele capire. 10 giorni fa, appena ricevuto, mi fece questa domanda: dimmi, figlia, mi ami tanto? E se mi ami, farai quanto voglio?
È un affare importante, figlia mia. Tu hai da comunicare cose grandi al tuo direttore. Gesù mi sembra continuasse così. Figlia mia, per calmare l'ira giusta e divina del mio Padre Celeste, mi occorrono anime che con i loro patimenti, tribolazioni e disagi suppliscano ai peccatori e agli ingrati. Mi venne fatto di domandare: e chi sono queste anime? E Gesù: le figlie della mia passione. Figlia, mi disse, scrivi immantinente al babbo tuo che si rechi a Roma, parli di questo desiderio a Santo Padre, gli dica che un gran castigo è minacciato e mi abbisognano vittime. Il mio Padre Celeste è sdegnato fortemente. Io vi assicuro che se daranno la soddisfazione al mio cuore di fare qui in Lucca una nuova fondazione di religiose passioniste, così accrescendo il numero di queste anime, le presenterò a mio padre ed esso si calmerà. Digli che queste sono mie parole e perciò sarà l'ultimo avviso che io do a tutti, avendo manifestato la mia volontà. Di al tuo babbo che mi dia questa soddisfazione. E ancora in un'altra lettera: Gesù vuole che si dia principio presto. Obblighi a cercare la casa. Trovata, andare dall'arcivescovo e fissarla, aggiungendo che molti hanno promesso di aiutarci. Babbo, io faccio questo. Gesù sembra che lo voglia. Ma nessuno ascolta le parole di Gemma e tutti, con la loro prudenza, sono lenti a muoversi. Nel settembre del 1902, Gemma cade gravemente malata. Sono giorni di dolore, di continue lotte con il demonio. E l'11 aprile 1903, sabato santo, mentre si celebrava la resurrezione di Cristo, Gemma muore senza aver visto realizzato il volere di Gesù. Fu allora che padre Germano, forse preso dal rimorso, mise in pratica ciò che insistentemente Gemma gli aveva scritto. Ottiene di parlare con il sommo pontefice Pio X, appena assunto al pontificato, il quale, dopo aver ascoltato le argomentazioni di padre Germano, dichiara solennemente: «Benediciamo con paterno affetto la fondazione del nuovo monastero di monache passioniste nella città di Lucca. Il venerabile nostro fratello arcivescovo Nicola Ghilardi, che lodevolmente la governa, la reverenda madre Giuseppa del Cuore di Gesù, che dovrà essere la prima superiora, tutti i benefattori che hanno concorso e concorreranno a stabilirla e le religiose presenti e future che ne faranno parte. Vogliamo poi che nelle loro orazioni, penitenze, pratiche devote ed altri esercizi prescritti dalle regole dell'Istituto, le suddette pie vergini abbiano per speciale scopo della loro comunità quello di offrirsi vittime al Signore per i bisogni spirituali e temporali di Santa Chiesa e del Sommo Pontefice. Dal Vaticano, Papa Pio X. Erano trascorsi 6 mesi da quando Gemma aveva raggiunto il Padre Celeste. Il monastero santuario dedicato a Santa Gemma è un grande complesso a forma quadrata, la cui costruzione fu iniziata nel 1935 e, dopo un'interruzione dovuta al conflitto bellico, ultimata nel 1965. Al centro è collocata la chiesa, sormontata da una grande cupola, opera dell'architetto Adriano Marabini. Sui frontoni dei 2 ingressi del tempio si leggono le parole tratte dal Vangelo: «Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente» e «Chi si umilia sarà esaltato», che riassumono la vita umile e gloriosa di Santa Gemma. L'interno, a croce greca, è illuminato dagli 8 grandi finestroni della cupola. Sotto l'altare, in un'urna di bronzo dorato, riposano le spoglie mortali di Santa Gemma. Lo scultore Francesco Nagni ha voluto rappresentare la santa nella maestà della morte. Due angeli sorreggono una scritta che compendia l'intero messaggio della santa: l'amore verso Gesù crocifisso che vince il dolore e la morte.
Nella pala dell'altare è rappresentato il Cristo crocifisso nell'atto di imprimere le stimmate nelle carni di Gemma, che inginocchiata è sorretta dall'angelo della Passione. Ai lati dell'altare due mosaici: San Paolo della Croce, fondatore della Congregazione dei Passionisti, e San Gabriele della Dolorata. Sia la pala che i mosaici sono opera del pittore fiorentino Primo Conti. Sul transetto di sinistra trovano posto il gruppo marmoreo della Pietà, opera di Tommaso Sismondi, il sepolcro del venerabile padre Germano Ruoppolo, passionista e direttore spirituale di Santa Gemma, e la tomba di Monsignor Giovanni Volpi, vescovo ausiliare di Lucca e confessore della Santa. Accanto all'ingresso laterale si trova una sala in cui sono esposti alcuni oggetti appartenuti a Santa Gemma, indumenti di uso quotidiano, capi di biancheria e alcuni lavori di ricamo. Questa è la terza camicia che misero a Santa Gemma quando ebbe le piaghe sulla spalla destra, come le ebbe Gesù che portava la croce. Le altre due furono buttate nella vasca per lavarle, questa meno insanguinata è rimasta come reliquia. Questa è l'asciugamano che la zia Elisa in casa Galgani, quando le si aprì la piaga del costato, l'asciugamano che la zia le mise sul costato per asciugare il sangue che le usciva. Vi è pure il piccolo monumento che fu posto sulla sua tomba, che reca scolpita l'epigrafe scritta da padre Germano. La chiesa è parte integrante del monastero delle Passioniste Claustrali, nel cui coro vengono custoditi i resti mortali di madre Giuseppa del Sacro Cuore, prima superiora del monastero. Ma chi sono le monache passioniste? Sono monache contemplative claustrali che vivono nello spirito di povertà, solitudine e di orazione. Fu San Paolo della Croce che, dopo aver fondato la Congregazione della Santa Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, comunemente chiamata Congregazione dei Passionisti, con un primo convento eretto nel 1737 sul Monte Argentario, diede vita nel 1771 al ramo femminile, le Monache Passioniste, con un primo monastero a Corneto, nei pressi di Tarquinia. Seguendo la regola redatta dal Santo Fondatore, le religiose della Passione di Gesù Cristo trascorrono la loro vita nel silenzio e in gioiosa penitenza e soprattutto nella preghiera, che è adorazione, lode costante della presenza di Dio e anche intercessione e riparazione per i peccati, conforme alla spiritualità di Santa Gemma. Sostenute da una fede viva, accettano ogni sacrificio e rinuncia, vivendo la continua memoria della Passione del Signore e dei dolori della Vergine Maria. È notte fonda, quando il sonno viene interrotto per la recita del mattutino, l'ufficio delle letture e, dopo poche ore, il canto delle lodi e la Santa Messa. È questa la parte centrale della giornata, quando la passionista riceve l'amore crocifisso e risorto che vivrà con lei durante lo scorrere del giorno. Il pomeriggio trascorre tra il lavoro e la preghiera, con l'ora di nona, la recita del Santo Rosario e i vespri. Con il canto di Compieta si chiude la giornata e il silenzio della cella accoglie la passionista, il cui cuore continua a dialogare con Cristo Salvatore e con colei che è la madre della Chiesa.
La regola prescrive, dopo i due pasti principali, un breve periodo di ricreazione durante il quale la comunità si riunisce e, rompendo il silenzio, trascorre momenti di gioiosa fraternità e contenuta allegria con scambio di idee e riflessioni personali. Contrariamente all'opinione di molti, le claustrali non vivono una vita distaccata dalla società, non conducono una vita oziosa o insignificante. Molto tempo della giornata è dedicato anche al lavoro. Sono lavori domestici, il bucato, stirare, fare le pulizie. C'è chi si occupa della cucina e chi del giardino. Una cura particolare viene dedicata alla coltivazione degli ortaggi, importante fonte di sostentamento per tutta la comunità. C'è da tenere in ordine la sacrestia, occuparsi della redazione del periodico mensile, diffondere la vita e il messaggio di Santa Gemma e rispondere alle lettere e alle tante domande che arrivano ogni giorno attraverso la posta elettronica del sito. Recentemente, nell'ambito della proprietà del convento, è sorta la casa d'accoglienza, un edificio progettato per poter offrire un luogo di sosta ai pellegrini che desiderano consumare un pranzo al sacco prima o dopo aver partecipato alla Santa Messa in santuario. Un grande portico circonda l'edificio e l'ampio salone può accogliere anche gruppi per giornate di ritiro. Questo monastero è un'oasi di preghiere e di silenzio, ma anche di colloquio e di ascolto fraterno, con la porta sempre aperta per accogliere, seguendo sempre le indicazioni della regola, persone che desiderano fare un discernimento sulla vocazione contemplativa claustrale passionista per confrontarsi con essa e le proprie ispirazioni. E la strada per arrivare ad essere monaca passionista è lunga e piena di prove. Dopo un certo periodo chiamato postulato, che serve per integrarsi nella comunità e provare se veramente è quella la propria strada, la postulante viene ammessa al noviziato, periodo di grande importanza per la formazione spirituale, teologica, liturgica e comunitaria. All'inizio del noviziato, la postulante porta l'abito religioso e il velo bianco, ma non ha ancora lo stemma della famiglia passionista sul petto. È ancora tempo di prova e anche di lotte che vengono superate con la preghiera e con l'aiuto della madre maestra e del confessore. Dopo il noviziato, c'è un periodo di formazione della durata di 6 anni, durante i quali annualmente la religiosa rinnova i propri voti. L'ultima tappa è la professione perpetua, con la quale, emettendo i santi voti, si consacra totalmente e per sempre a Dio. Inizia così una vita ai piedi della croce, in una dimensione contemplativa che si esprime nell'ascolto e nella meditazione della parola di Dio, nella comunione con Lui, nella preghiera liturgica e personale e nel costante desiderio e ricerca di Dio e della vita fraterna. Le monache passioniste sono chiamate ad essere figlie della passione di Cristo, che la vivono giorno dopo giorno con amore, con gioia, con serenità e umiltà, per essere, come dice la regola, segno dell'amore di Gesù crocifisso verso il Padre e verso gli uomini. E questo monastero è il luogo dove si realizza il quotidiano incontro con Dio. È il posto dove Dio occupa tutto lo spazio, è la dimora della sua presenza, è il talamo nuziale di Dio con l'umanità, forma singolare di appartenenza a Lui solo, perché la totalità è la caratteristica dell'amore.